Ufficialmente il primo video YouTube ripreso dall'Australia. Mi chiamo Giulia, ma molti mi conoscono come Meta Vagante e sì, questo è il primo video che sto facendo da Sydney. E oggi voglio cercare di rispondere a quella che è stata forse la domanda più gettonata negli ultimi mesi, cioè perché hai deciso di partire per l'Australia? Ammetto che non sono molto fan delle spiegazioni uniche, nel senso che penso che dietro a scelte del genere non ci sia un'unica, sola e definitiva spiegazione, bensì ci siano una serie di fattori che influiscono e che ci spingono a prendere una decisione piuttosto che un'altra, ma molto spesso tante scelte sono anche molto impulsive, sono anche dettate semplicemente dal cuore, dal desiderio di fare una cosa e secondo me il mio caso è stato molto questo qui, però ho cercato un po' di fare un'autoanalisi della motivazione che mi ha spinta a venire fin qui e oggi cerco un po' di raccontarvela. Il tutto è iniziato a luglio del 2022, mese in cui appunto mi era balenata in testa questa idea e è stata una scelta molto impulsiva, visto che una settimana dopo avevo praticamente già il biglietto. Non è stata una di quelle cose pensate, ragionate, non mi sono posta tutti questi dubbi, tutte queste domande. Ho preso il biglietto, via, sarei partita. Come? Perché l'avrei capito poi successivamente. Diciamo che tutto è nato sul cammino di Santiago, dove un incontro particolare con un ragazzo appunto proprio di Sydney mi ha fatto svegliare un po', mi ha fatto riaccendere quella lampadina che c'era un po' stata da sempre, perché la voglia di venire in Australia c'è sempre stata, ma diciamo quell'incontro mi ha fatto ricordare il fatto che l'Australia fosse lì, mi stesse chiamando già da tempo e ho detto perché non prendere la palla al balzo e andarci subito il prima possibile. In quel periodo avevo iniziato a lavorare come coordinatrice di viaggio per un'azienda, appunto viaggiavo con dei gruppi di ragazzi e nella prospettiva di rimanere con loro per tanto tempo mi sono detta ok, viaggerò sempre per loro ma vorrei anche prendermi del tempo per me, quindi mi ero detta perché non prendermi 2 mesi in cui andare appunto alla scoperta dell'Australia e dell'Asia. Diciamo queste due destinazioni erano mosse molto da un desiderio diciamo abbastanza vecchio, chiamiamolo così, perché erano un paio d'anni che dicevo appunto di voler andare a scoprire queste due parti di mondo e avevo 2 mesi appunto di stacco, ho detto vado, prendo, parto, vado, mi dedico un po' un viaggio tutto per me, dopodiché tornerò in Italia e riprenderò a viaggiare appunto come coordinatrice. Poi questa era l'idea di partenza, mi sarei fatta un visto turistico, visto ottenuto veramente in un niente, che sarebbe durato più o meno 3 mesi e con questo visto avrei avuto l'opportunità di scoprire per un mese l'Australia, per un mese l'Asia. Quindi cosa ho fatto? Ho comprato un biglietto di sola andata per Sydney, di sola andata perché non sapevo da dove effettivamente sarei voluta ritornare e via, ero pronta a partire anche se dopo tanti mesi. In realtà poi le cose sono molto cambiate perché ho smesso di lavorare come coordinatrice di viaggio concentrandomi solo ed esclusivamente sul lavoro da content creator, che era quello che in questo momento mi stava piacendo di più e mi stava dando più soddisfazione. Così cosa è successo? Che praticamente non avevo più vincoli perché non avendo più quei 2 mesi di stacco ma avendo semplicemente il mio lavoro da creator che come saprete posso fare dove voglio, quando voglio, non c'era più limite, non c'era più il dover ritornare. A questo si è aggiunto anche il fatto che da 2 anni ormai viaggiavo tanto, mi ero spostata tanto tra la Francia, la Spagna, le Canarie e avevo iniziato a sentire di nuovo poi col lavoro di coordinatrice ancora di più il bisogno di fermarmi un attimo, cioè magari sì dall'altra parte del mondo però di fermarmi, di dedicare del tempo a me stessa, a un paese nello specifico, di conoscerlo a fondo e di mettere un po' le radici da qualche parte, radici che da 2 anni ormai non avevo ancora sviluppato diciamo in nessun paese in particolare. Mi ero trovata molto bene alle Canarie però era stata sempre una cosa comunque abbastanza temporanea. Insomma, morale della favola, ho detto ma perché questo biglietto di sola andata non farlo diventare un biglietto diciamo appunto senza ritorno, mamma non ti spaventare, potrei tornare o forse no. Cioè per farvela breve alla fine ho detto perché non applicare un working holiday visa. Il working holiday visa è quel visto che ti permette di stare almeno un anno e così ho fatto praticamente nel giro di poco. Piuttosto che ritrovarmi con esclusivamente un visto turistico avevo un visto che mi avrebbe permesso di stare molto più tempo. Poi di questa cosa dei visti, ragazzi, ne parleremo in maniera molto più approfondita, vi spiegherò bene come funzionano, come si richiedono e tutto ciò che c'è dietro questa parte tecnica. Comunque facciamo un passo indietro, quindi ho deciso di venire in Australia e rimanerci. Vi spiego meglio perché proprio però l'Australia, cioè perché decidere magari non andare in Asia e rimanere lì a tempo indeterminato. Perché l'Australia ha un qualcosa che tanti altri paesi non hanno ed è quel qualcosa che in questo periodo della mia vita mi rappresenta veramente tanto, cioè un senso di libertà sconfinato. L'Australia è un paese grande, un paese tutto da scoprire, un paese dalle mille opportunità, il paese che racchiude, raccoglie giovani da tutto il mondo che vengono qui, chi per cambiare vita, chi per fare esperienze nuove, chi
semplicemente per il puro gusto di mettersi in gioco dall'altra parte del mondo. E questa cosa è bellissima. Io vengo da un periodo in cui, no, mi trovo tuttora in un periodo in cui ho appunto voglia di fare qualcosa di diverso, di scoprire cose di me che non so, di vedere cosa so fare, cosa non so fare, e di spingermi oltre quelli che sono un po' i miei limiti, ma più che i miei limiti direi le mie paure, quelle che per anni, diciamo, mi hanno intrappolata e mi hanno fatto vivere una vita che non mi rappresentava per niente. E dopo essermi, diciamo, liberata da queste paure, da questi dubbi, da questa un po' oppressione che io stessa mi imponevo, volevo andare a scoprire un paese dove invece non ci fossero limiti, dove ci fosse tanta libertà, non ci fosse pregiudizio, non ci fosse giudizio da parte degli altri. Infatti dovete sapere che qui si sente molto questa cosa di non avere un'oppressione sociale, una pressione sociale di ogni tipo. Qui fai quello che vuoi, come vuoi, nessuno ti dice quello che devi fare, come devi farlo, nessuno ti giudica, lavori dove vuoi lavorare, in qualsiasi settore, e vieni rispettato per questo. Vieni rispettato dal momento in cui hai voglia di fare, di metterti in gioco e veramente di mostrare le tue capacità o di apprendere cose nuove. E questa è una cosa stupenda, bella e molto diversa da quello a cui siamo abituati in Italia. In questo momento della mia vita io avevo bisogno di questo. Ammetto che quell'incontro di cui vi ho parlato sul cammino è stato determinante, perché come si dice, cioè chi forse qualcuno di voi lo sa, si dice che il cammino provvede, il cammino ti dà quello che in quel momento della tua vita è quello di cui hai bisogno. In quel momento mi ha fatto conoscere una persona dall'altra parte del mondo che mi ha acceso quella lampadina, mi ha fatto pensare: cavolo, io voglio andare in Australia, voglio partire per l'Australia. E alla fine così è stato. Questa cosa è incredibile, io credo moltissimo nel destino, ma credo anche che siamo noi poi a determinare come vadano le cose successivamente, perché io davanti a quell'incontro, quel richiamo, diciamo, dell'Australia, potevo rimanere impassibile oppure potevo prendere la palla al balzo e dire: troviamo un biglietto. E così è stato, alla fine, biglietto preso e sono partita, e ora mi trovo qui. Comunque, spero di avervi dato un po' un'idea, insomma, del motivo che mi ha spinto a venire qui, questa voglia di libertà, la voglia di mettermi in gioco, di aprirmi a tante opportunità nuove, perché io sono partita il più possibile senza pregiudizi e senza nemmeno aspettative, perché le aspettative tante volte possono essere sbagliate, soprattutto quando si va dall'altra parte del mondo. E nonostante ciò, comunque avevo sentito tante voci di corridoio, tante persone mi avevano parlato di questa Australia magnifica, sappi che se parti non torni mai più, bla bla bla, e alla fine tutto ciò di cui avevo sentito parlare si sta effettivamente realizzando. Sto trovando persone magnifiche, tanti ragazzi backpacker, zaino in spalla, che sono pronti ad affrontare questa avventura senza farsi troppi problemi, senza farsi troppe domande, semplicemente per il gusto di partire, scoprire un nuovo paese, spostandosi di giorno in giorno, magari di mese in mese, fermandosi quando hanno voglia di fermarsi e proseguendo se hanno voglia di proseguire con una destinazione oppure no. C'è chi ha una meta prefissata, chi invece semplicemente continua a andare avanti, letteralmente, chi si affitta una macchina, chi prende un van, eccetera, semplicemente seguendo il flusso delle proprie emozioni, della vita, di tutto ciò che l'Australia ha da regalarti. E questa per me è una cosa stupenda, che in questo preciso momento della mia vita è quello che mi serve, è quello che mi fa stare bene, ed ecco perché forse sono così contenta di essere qua. Poi ci sono tante opportunità lavorative, cioè, non so se lo sapete, io sto lavorando come aiuto cuoco. Cioè, mi hanno presa dopo un giorno, cioè dopo una prova di 2 ore, a fare l'aiuto cuoco, e non ho un background nel campo della cucina, assolutamente non ho esperienza, piccolissime esperienze banali nel campo, ma mi hanno presa a lavorare lì, non mi hanno presa come ingegnere, come social media manager, come content creator, a lavorare in cucina. Per me questa, per quanto sembra, è una cosa piccola e semplice, è una cosa che ha un valore assurdo, perché ho voglia di imparare cose nuove, di fare cose diverse da quelle che mi sarei mai aspettata di poter fare della mia vita, coronando anche dei piccoli grandi sogni che in realtà ho sempre portato con me, perché il mondo della cucina per me è... vabbè. C'ho un affetto particolare per il mondo della ristorazione in generale. Ma a parte questo, l'Australia è veramente un mondo a parte, ragazzi, in termini di opportunità, di conoscenze, di stile di vita, modo di vivere, di banalmente nei paesaggi, in quello che ha da offrirti, diciamo, esteticamente parlando. Poi avrà anche tutti i suoi difetti, perché già sto scoprendo anche quella parte lì, ma sta di fatto che ora come ora mi sto innamorando di questo paese e non ho assolutamente intenzione di tornare in Europa, comunque tornare in Italia. Vedremo poi come andrà. Quello che vi consiglio è: seguitemi su Instagram, se già non lo fate mi trovate come Meta Vagante, perché lì proprio vi racconto giorno per giorno quello che sto facendo, come mi sto muovendo, come mi sto organizzando, le conoscenze, le sventure che mi stanno accadendo, e appunto vi tengo updated day by day con tutto quello che è la vita australiana. Qui su YouTube invece continuerò a raccontarvi in maniera un po' più dettagliata e, diciamo, più tecnica, anche se la parola tecnico non è molto nel mio stile, nonostante sia un ingegnere. Cercherò di raccontarvi in modo un po' più tecnico come funziona tutta la parte di documenti,
cosa fare, cosa non fare, come funziona questo, come funziona quello, come si fa visto, che tipo di visto scegliere. Piano piano arriverà anche tutto questo, quindi magari ti consiglio di iscriverti a questo canale, così verrai appunto, avrai una notifica ogni volta che metterò un nuovo video. Intanto ti invito a scrivere qui nei commenti se c'è qualche domanda nello specifico che vorresti farmi, che sia sulla vita in Australia o che sia sul viaggiare da sola, perché piccolo dettaglio, al di là della mia conoscenza qui, che in realtà è rimasta solo una conoscenza così, che vabbè, questa è un'altra storia, e io sto viaggiando da sola, mi sto godendo l'Australia, adesso sto facendo le mie amicizie e sono in un appartamento adesso condiviso con altri ragazzi stupendi, ma questo è tutto, fa parte di racconti che approfondiremo poi insieme successivamente. Spero che questo video ti sia piaciuto e spero che continuerai a seguirmi. Aspetto i tuoi commenti, aspetto i vostri commenti. Spero che questo video ti sia piaciuto e che continuerai a seguirmi, così un po' vediamo come funziona questo paese stupendo. È veramente bello come sembra? È veramente facile vivere qui? Non lo so, lo scopriremo. Intanto per adesso io vi saluto, vado a mangiare, sto morendo di fame. Un saluto da Sydney e al prossimo video.